siamo nel chiostro di San Barba per il convegno sul decreto dignità e lavoro, organizzato dallo studio legale Trifirò e Patria. Parleremo con i nostri relatori degli argomenti più importanti, che sono i contratti a termine e alcune organizzazioni. La scelta di fare un convegno su questa tematica era opportuna, perché c'è insomma l'esigenza di avere un chiarimento un po' più approfondito su queste nuove disposizioni. Siamo qui oggi a parlare di lavoro. È un termine che purtroppo è scomparso, se voi guardate, dalla narrazione, dalle prime pagine dei giornali. Liberalizzazione è oggettivamente venuta meno, riportandoci indietro in maniera quanto mai significativa. Le causali sono come delle fotografie, quindi il rischio, a mio parere, è che il giudice, a fronte ovviamente di una impugnazione, di una contestazione, legge la causale indicata nel contratto e dice: ma è palese che non rientra in una delle fattispecie previste dall'articolo 19. Se il lavoratore a termine viene assunto senza una valida causale, può rivendicare l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti del datore di lavoro. Sulla delocalizzazione è una norma che alla data di presentazione del decreto dignità ha destato subito delle grandi preoccupazioni. La tutela reintegratoria continuerà ad applicarsi ancora al licenziamento discriminatorio, al licenziamento intimato in forma orale per i casi in cui la legge prevede la nullità del licenziamento. Sul decreto dignità abbiamo qui con noi l'avvocato Provera. Una domanda: quali sono le novità legislative più importanti che avranno un impatto sulla nostra società relativamente al nuovo decreto dignità? Ma sicuramente abbiamo visto c'è una tematica molto importante, che è quella del trattamento pensionistico, e quindi si tratta di bilanciare una serie di interessi che sono quelli dei lavoratori, per alcuni versi, ad accedere a un trattamento pensionistico anticipato, ma anche un loro interesse a mantenere una certa valore della loro pensione, perché se poi io accedo con troppo anticipo nella mia ancora possibilità di vita, che sappiamo che le previsioni di vita sono in aumento, avrò un minor reddito, quindi bisogna bilanciare questo. Nello stesso tempo si rendono disponibili, per carità, degli spazi per le nuove generazioni, che saranno quelle che pagheranno le pensioni ai neopensionati. La novità più importante è questa riduzione dell'elasticità nell'uso dei contratti a termine, che sicuramente, a mio modo di vedere, ha un impatto negativo, diciamo, sulla gestione delle nostre aziende, e quindi insomma io lo vedo come un qualcosa, un arretramento che forse in un periodo come questo, dove abbiamo tanti problemi da affrontare, non ci voleva. Gli effetti purtroppo saranno che, almeno dalle prime indicazioni che abbiamo dalle nostre aziende, è che le aziende sono molto preoccupate, perché i limiti all'assunzione a termine sono oggi molto stringenti. Non so quindi se, come dice il governo, tutta questa riforma produrrà posti di lavoro, perché le prime indicazioni sono in senso diametralmente opposto, cioè le aziende sono orientate a fare un contratto da 12 mesi a causale e poi non rischiare la causalità.